Due squadre neopromosse che per la prima volta giocano in Serie C e che l'anno scorso hanno dominato i rispettivi gironi di Serie D. Le somiglianze tra Sesto Levante e Pineto si fermano qui perché quest'estate hanno fatto scelte molto diverse. Di continuità quella dei rossoblù che hanno puntato sul blocco della squadra dell'anno precedente, mentre gli abruzzesi hanno fatto tanti acquisti per avere un 11 con esperienza nella categoria. Pineto che ha dovuto attendere poco per i lavori di adeguamento dello stadio di casa, dove è tornato a novembre, mentre il Sestri sta ancora errando tra Basso Piemonte e Alta Toscana e continuerà a farlo per buona parte del girone di ritorno. Per ora sta andando molto meglio al Pineto, sorprendentemente quinto in classifica a 22 punti, mentre il Sestri ne ha 9 in meno ed è penultimo. È una squadra che subisce pochissimo. In più quest'anno stanno cambiando tantissimo, l'ultima partita hanno cambiato 3 moduli nei 90 minuti. Ma proprio in maniera diversissima fra loro. Quindi è una squadra che è difficile da inquadrare, perché è una squadra che sa cambiare in corsa, è una squadra che ha molta verticalità, usa molto anche la palla lunga, la palla sopra. Infatti gli danno ragione, se li sono ampiamente meritati i punti che hanno. Il Sestri deve ancora smaltire la delusione del pareggio con l'Olbia, arrivato in pieno recupero per una banale distrazione. Semplici episodi, ma che fanno perdere punti preziosi. Badilari ha una sua versione e spiega il motivo per cui questo accade. È evidente che i ragazzi devono, per pareggiare un gap che spesso è in centimetri e chili, e quindi per pareggiare questo gap spesso magari anche con squadre molto, molto, molto forti, molto tecniche, noi dobbiamo correre più dell'avversario. Correre più dell'avversario, molto più dell'avversario, credo che sia palese quello che stiamo facendo, però per 90 minuti è chiaro che poi non è così facile. Il gruppo non si è disunito e continua a lavorare bene, spiega l'allenatore. I progressi in effetti sono sotto gli occhi anche di chi si limita a vedere le partite del Sestri. Credo che non gli si possa trovare da dire assolutamente nulla a questi ragazzi. Fanno il massimo per migliorarsi e mi sono guardato per curiosità una partita della D dell'anno scorso con la Saremese. In questo anno e mezzo questi ragazzi, che poi sono sempre gli stessi, secondo me sembrano un'altra squadra. Cioè hanno fatto un miglioramento dovuto alla loro costanza, alla loro applicazione, che è clamoroso.